Salve a tutti i miei sudditi e ben ritrovati al nuovo episodio di Fallout. Sì, buonanotte Fallout. Di Mass Effect 2. Cominciamo bene. Dunque, ci eravamo lasciati qua. Dobbiamo andare all'affare delle che controlla le ventole per togliere il veleno che sta causando l'epidemia. In altre parole, dobbiamo salvare la situazione. Quindi, questa clinica è un rifugio. Se stai cercando guai, ti consiglio di andare altrove. Io ho un lanciagranate. Ah, giusto, ho un lanciabuchi neri. Come non detto. Bene. Ha estratto l'arma da solo, quindi vuol dire che si combatterà parecchio. Andiamo un po'. Eccoci. Cominciamo subito col botto, ragazzi. Quindi, senza perderci in chiacchiere. Bestia. Armi pesanti. Bestia, mostro. Poi. Ah. Sì, però cambia arma, ecco, esatto. Ah, giusto, ho preso anche la Carniflex nello scorso episodio. Vai. Ah, ecco, mi sembrava infatti che non bruciasse. Bene. Bello così in testa. Cacciatore di teste. Chi è entrato? Qualcuno è arrivato alla festa. No, mancato. Donna. Oh. Allora, questo per le corazze, vai. Guarda, guarda che ti ho fatto malissimo. E tu mi fai lancio e colpo stordente. Vai. Buon viaggio, esatto. No, finito le munizioni del cicchino. Ho capito, se stai nel mezzo. Io in pugno. Vai. Oh, schianta. La facciamo la cavolata? La facciamo? E allora facciamolo, vai. Bestia. No. Ok. No. Sì, ma mi fa le finte. Shepard mi fa le finte, non vale. Non è questo il momento di scherzare. Corri. Ok, allora facciamo una bella cosa. Tanto voi altri tiratevi su. Poi distraetelo. Lancialo. Vieni un po' qui. Bravissimo. Ostia. No. Dove sei? No, dove sei? Dov'è? Ai 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 ai. No. Corri. No, sbagliato. Ho sbagliato uscita. Ecco, lo sapevo. Avevo sbagliato uscita. Dovevo mettermi lì dietro e non ho fatto in tempo a premere il tasto e ha proseguito. Quella mossa lì è rischiosa perché se sono in tanti ti possono sparare da ogni angolazione. Allora, vediamo di affrontarla meglio stavolta. Allora, te vai lì. Corro in copertura. E tu vai lì. Copertura. Vai, si ricomincia. Allora, colpo stordente, vai. Stavolta ci andiamo più sparati. Cioè, nel senso più veloce, sparati e sto già sparando di mio. Lanciamelo. No.
No, a lui. Te tieni. Ricevuto. Sbagliato arma. No. Tieni il cecchino. Metti fuori la testina. Esatto. Questi hanno tutti la corazza, quindi non posso usare le abilità biotiche o tecnologiche dei miei compagni. Però questo è morto. Ok. Adesso serve quello per le corazze. Vai, stordiscilo. Grande. Oh. E questo è fatto. E schianta. No! Ma no, ma perché? Perché mi suicido così? Cioè, no. Ok, là dietro sono in 30. Non posso usare quella mossa lì. Però siccome io non ho voglia di starci qui tutta la sera, sai cosa faccio adesso? Te lo dico io cosa faccio adesso. Bersaglio abbattuto. E spariamo uno anche laggiù per sicurezza. Quando Vrex non ne ha più voglia, gioca in modo pesante. Sì, ma vai giù però. Vai. No! Ok. Tac e tac. Dov'è? Dove sei? Oh. Che liscio. Vai. Stordisci. Il problema è che se va, fa la carica è... Sono un po' nella cacken. Vai giù. Oh Dio. Soldato del branco mercenario. Allora, qualcuno deve venire qui a darmi assistenza, perché sennò... E questo insiste a sparare col pompa. Un po'. Madonna. No. Ok. Ecco fatto. Ne manca uno? Sì. Che fa? Sì, ho capito. So io. Ho sparato 30 colpi nel... Oddio, no! No, bestioso.
senti. No, sul serio, ora comincia a essere pesante la situazione, eh. È morto, vero? La musica è cessata, quindi in teoria è finito. Oh, ragazzi, è stata abbastanza pesante, sta parte. Pesante, bella attiva. Non mi convince. C'è il riparo lì. Allora facciamo così. Non si sa mai, per qualsiasi evenienza. Ok. Qui c'è un terminale bancario. Dammi la mia meritata ricompensa. Via. Vai giù, madonna. Allora, l'arancione. I trattini arancioni. Eccolo lì. E l'arancione in fondo. E piripi piripi piripi. Se non me lo dà, ci posso far nulla. Eccolo qua. No, bestia, non era quello. Era qui. Niente. Oh, e non me l'ha dato. O non l'ho visto io. Ma non mi sembrava ci fosse. Allora, ragazzi, ve la prendete se faccio un save state qui? Perché sinceramente di rifare tutta la parte di là non ne ho voglia. Vi prego, sto dicendo la verità. Ah, ecco l'assistente del dottore. Sono venuto qui per aiutarvi. Sappiamo che stai diffondendo il virus. Abbiamo visto le fiale nella tua borsa. No, quelle fiale contengono la cura. Vi prego, dovete credermi. Forse dovremmo tagliarti le dita. Così sarà. Attenzione! Non muoverti. Fai un altro passo e uccidiamo il tuo amico. Uccidilo e sarai il prossimo. I Batarian sono sempre stati così, eh. Saltano le conclusioni come una rana che salta al fosso. Premi quel grilletto e in testa avrai un nuovo buco da cui respirare. Lascialo andare e te la caverai. Oh no! Credi che noi Batarian siamo tanto stupidi? Se lo lasciamo andare, cosa ti impedirà di ucciderci? Lascialo vivere e io lascerò vivere te. Uccidilo e farai la sua stessa fine. Lasciatelo andare. Hai avuto ciò che volevi, umano. Ora possiamo andare. Come faccio a sapere che non mi sparerai non appena ti darò le spalle? Proprio come pensavo. Uccidiamoli tutti. Oh, non posso crederci. Li hai ammazzati a sangue freddo. Bada come parli. Continua pure a parlare se vuoi finire come quei Batarian. Altrimenti fatti furbo e torna subito alla clinica di Mordin. Ecco. Non doveva andare così. Aspetta che lo sappia Mordin. Che fai? Lo dice alla mamma? Ragazzi, ti ho appena salvato la vita. Mi fai anche la morale perché li ho ammazzati tutti. A parte il fatto che sono spariti. Però vabbè, questo è un dettaglio. Cioè, voi se foste in pericolo, arriva uno che ammazza quelli che vi stanno minacciando, gli fareste la morale? Oddio, ma lei è ammazzato! Gne gne gne! Prepararsi! Ho gli scudi a terra! Ok. Scusate ragazzi, volevo entrare con un bel botto. Allora, dovremmo essere nella parte... No! Questa parte non me la ricordavo. Pensavo di essere già alla parte delle ventole. Però tu lassù... Bravo. Oddio, che liscio!
Scusa, eri un bersaglio troppo facile. Proprio mi stavi implorando di spararti. Allora, tu vai lì. Vado a riparo, e tu vai lì. Metto al sicuro. Allora. Ecco, sì, infatti. Però da qui non ti becco. Però da qua sì. Bestia. Ancora vivo? Guarda, Pam! No, come? Colpo alla testa. Ai, ai, Il fatto è che questi maledetti c'hanno la corazza. Dunque, se non ricordo male, ad un certo punto smettono di cecchinarmi e li devo cecchinare io dall'asso. Esatto, cioè dall'alto volevo dire. Mancato. Dove vuoi andare te? Mancato di brutto poi. Allora, siccome il bug è quello delle munizioni finite, basta che premo il tasto e ci rio di nuovo tutte le munizioni, però cercherò di essere onesto, dai. Adesso praticamente sono a zero e seleziono un'arma diversa. No, corri, corri, corri! Madonna! Il piano era andare giù e nascondermi dietro quell'affare. Soltanto dopo, quando sono arrivato giù, ho visto che non c'era il dislivello del muro, ma era tutta una parete unica. Porco Giuda. Questo è stato un errore mio comunque. Sì, ma due colpi in testa sono troppi, Due cavolo... Sì, Cioè, ora c'è il fanale davanti, come faccio a pigliarlo? Ecco, era meglio. Ci sono, corro in copertura. Ok, forse riesco a beccarne due al prezzo di uno. Ma neanche, ma mai nella vita. Però mi hanno preso loro con un missile, sì. La fai finita di spammare i missili? Oh. Si può? Ok. Ho solo due colpi. Però ne ho quattro di questi. Quindi crepi l'avarizia. Boom! Si può? Sono tutti? Sì. Volevi? Forse se ne è salvato uno. No! Si sono vaporizzati tutti. Ne ho altri due. E basta! Ah no, è uno solo. Ok. Risparmiamo munizioni. Cecchino. Oh, finalmente! Ok, basta cecchino. Cioè, nel senso che l'ho finito. E equipaggiamo il mitra. Mie! Ok. Bel po' di munizioni qua. Però sono pieno. No! Madonna.
Io faccio un altro salvataggio rapido qua. No! Chi è? Sì, eh? No! Ok, allora. Io me ne resto buono buono qui. Aspettare un attimo. Ok, tac e tac. Vieni un po' qui. Bestia. Ok. Ma per caso sono qui vicino. Inseriamo la cura e accendiamo i condizionatori. Esatto. Per caso, squadra, ok, ho dei punti da assegnare. Munizioni criogene. Proviamole, dai. Forse potrebbero esserci utili da questo grado. Ok, no, avevo soltanto quello. Va bene. Carica e dammi quelle criogene. Vediamo se ho fatto un buon acquisto o no. Ok. Vuoi non venire qui? Noi spento macchine. Vuoi non venire qui? Rotto condizionatore. Madonna, come li odio. Ci rendono forti. Mi vorcia. Ne ho avuto abbastanza. Esatto. I collettori vogliono epidemia. Tu lavori per dottore, accendi macchine e spargi cura in aria. Noi uccidiamo per primo. Mancato e anche di parecchio. È finito. Tre colpi. No! Mi ha attraversato quel missile. Buon viaggio. Shepard, ho esaminato la stanza. Il sistema di controllo centrale si trova nella nicchia al centro del muro in fondo. Lì potrete iniettare la cura e riavviare i sistemi. Ottimo. Forse il colpo criogeno è utile col fucile a pompa. Inserisci cura. Una volta attivati i condizionatori saremo a posto. Non mi nascondere che arrivano. Ma perché si abbassa sempre quando premo il grilletto? Oh. Questi cecchinano quei missili. Ecco. Ok, ci sono gli interruttori che sono una a destra e una a sinistra della mia attuale posizione. Io odio sprecare munizioni. No, dai, lì. Ma lo vedi? Vieni un po' qui. Schianta. Sì, l'ho bello beccato lassù. E invece sì, bravo, stai lì. Bravo, così. Bravissimo. Resta fermo. Ottimo. Ora si fa complicata. Perché sia da una parte che dall'altra dobbiamo andare... praticamente attraversare tutto quel corridoio, andare in quella porta lì. E sarà pieno di nemici. Ma io, siccome sono un guerriero e gioco alla mia maniera, potrei anche usare un Fatman per far fuori un ratto talpa, per esempio. Ah.
Basta, eh. Ok. Usiamone due per lato e... me ne avanza una di munizione pesante. Vedo l'ombra. Krogan. Krogan dietro la porta. Oh. Raggiungo la posizione. Ah no, falso allarme. Avevo visto un'ombra. Vabbè. Sistemato, ne manca. E uno. Muoviamoci. Vai. E uno. La pianti te con quel fucile a pompa lì. Cambio armi. Vai. Questi maledetti, quando sono in fin di vita, hanno un'abilità che possono recuperare salute. Quindi praticamente per farli fuori serve quasi il doppio delle munizioni. Tre. 4, ok. Ora, se non mi sbaglio, mi cecchineranno da lassù. No, ok. Non gli ho fatto niente. E un altro colpetto. Bello, così. Stordisci e vola. No, 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 due. Vai. Ok. Oh. Alle volte non mi esce dalla copertura, non capisco come mai. Guarda, tipo adesso io sto cercando di mirare. Sto premendo, non so se sentite il tasto. No, belli miei, non mi beccate qua. Ah, trallallero, trallallà. Metti fuori la testina. Bravo. Dai, l'avevo preso lì, bugiardo. Qui no. No. Fuori la testina, per favore. Bravo. Ma quanti colpi vuoi, per se è fatto fuori? Non lo so. Chi è? Mancatissimo. Preso. Preso. No. Va bene. Allora, a questo punto facciamo così. Tac. Proviamo. Questo fa male, vedi? Ottimo. Vai, stordiscilo, anzi rompilo. No, corri, 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 corri.
Ok. E a questo punto forse arriva un altro Krogan da laggiù, quindi preventivamente. No, ok. Wow, il buco nero mi ha aperto la porta, grazie, molto gentile. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, eh. Sistemi ambientali attivi, diminuzione livelli virali aerei, miglioramento pazienti, morcia in ritirata. Ben fatto, Shepard, grazie. Professore, hey, come può ringraziare questi... questi mostri? Hanno massacrato quei Batarian a sangue freddo. Brutto ingrato. Ho rischiato la vita per salvarti. Diamine, ho salvato l'intero dannato quartiere. E ora vorresti giudicarmi? Shepard ha ragione, Batarian torturato. Ti avrebbe ucciso, giusto ucciderli. Ecco. Professore, come può dire una cosa simile? Lei è un dottore, crede nell'aiutare le persone. Molti modi di aiutare persone. A volte curare pazienti, a volte giustiziare persone pericolose. Servono entrambe cose. Va a controllare pazienti, molto lavoro da fare. Pensa a ciò che hai detto. Ecco, e impara la lezione. Bravo ragazzo, ma ingenuo, imparerà. Lascio clinica a lui. Ora che Vorcia è andati, dovrebbe cavarsela. Abbiamo curato l'epidemia. Sei pronta ad aiutarci a fermare i collettori? Sì, inaspettato lavorare con Cerberus. Molte sorprese. Devo finire qui in clinica, non ci vorrà molto. Raggiungo la tua nave, non vedo ora. Sì, me ne vado, dai. Dobbiamo andare, ci vediamo alla Normandy. Benvenuto sulla Normandy, professore. È un piacere averti a bordo. Sì, è entusiasmante. Cerberus lavora con alieni. Inaspettato. Uomo misterioso, ampia orizzonti, non più umano centrico? Conosci l'uomo misterioso? Sei molto ben informato. Governo Salarian ha molti contatti, esperti di spionaggio. Prima avevo autorizzazione massima, ora in pensione. Ma ascolto ancora. Mi ha informato solo su nome, non conosco di persona. Reputazioni anti-alieni considerata problematica. Beh, non è cambiato, quindi. Non illuderti, professore. Gli umani vengono ancora prima di tutto per l'uomo misterioso. Ma questa missione è troppo complessa per gestirla da soli. I collettori stanno rapendo coloni umani ai margini dei sistemi Terminus. Non semplici rapimenti, altrimenti mio intervento non necessario. Intere colonie spariscono letteralmente nel nulla. Nessuna richiesta di soccorso, né tracce di qualsiasi tipo di attacco. In pratica non esistono prove che sia accaduto qualcosa di insolito. A parte il fatto che ogni singolo colono è scomparso. Forse gas? Perché fai avanti e indietro? Diffusione troppo lenta. Virus aereo? No, più lento di gas. Acqua contaminata? No, effetti non simultanei. Interessante, affascinante. No richieste di soccorso? No segni di resistenza? Nuova tecnologia. Ma quale? Avrei potuto interromperlo, però... vabbè. Devi dircelo tu. Sei qui per questo, professore. Abbiamo raccolto dei campioni da una delle colonie. Vorrei che li analizzassi per scoprire come hanno agito i collettori. Sì, certamente. Analizzare campioni. Servirà laboratorio. Sul ponte di combattimento c'è un laboratorio attrezzato di tutto, professor Solus. Nel caso mancasse qualcosa, basterà inoltrare una richiesta specifica. Chi ha parlato, pilota? No, voce sintetica, inflessioni emotive simulate. Potrebbe essere... no, forse... devo chiedere. Intelligenza artificiale? Ne resta concentrato, non gli dare corda a quel cancro tecnologico. Non sei qui per studiare la nostra IA. Devi scoprire come hanno fatto i collettori a rapire quei coloni, così sapremo come contrattaccarli. Capito. Analizzare campioni, neutralizzare attacco collettori. Dov'è il laboratorio? Seguimi, professore. Ecco. Allora, questa puntata è stata abbastanza spara-spara. Considerando che l'episodio scorso, che insomma qualche episodio fa, era tutto parla-parla. E niente, io direi che per oggi la possiamo finire qua. Prima di proseguire effettivamente con la missione creare la contromisura per gli sciami cercatori, come diceva Vitor, sul pianeta, dobbiamo scendere di nuovo su Omega a parlare con Aria e
cercare questo Archangel, così da reclutarlo nel nostro equipaggio. Questo lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, vi ricordo come sempre, ogni lunedì alle 14:30, noi ci vediamo la settimana prossima.